in giro mi prenderanno. L'ho fatta col passettino. Se io fossi te e tu fossi me, continua Giulia, allora si potrebbe giocare con i coccodrilli, gli elefanti, i ghepardi, i formichieri o forse i leopardi. Il papà batte le mani, mi porti in autobus, mi fai vedere i babbuini, mi compri il gelato e i palloncini. Va bene, ma non fare il viziato. Devi comportarti in modo educato. E poi andiamo al parco, dice papà. Giochiamo a pallone fino a tardi, quando non ci sono più le persone. Giulia incrocia le braccia. Possiamo andare al parco, ma ci staremo poco. E non mi chiedere di portarti sulle spalle, non è mica un gioco. E dopo tutti a casa per il tè, con i tuoi amici, la mamma, cangura e il bebè. E poi giochiamo a rialzo, a stella, palla avvelenata e a chi è la più bella. E la sera mi fai il bagno con tutti i giochini, le papere, le barchette e i miei sottomarini? Sì, ma poi ti lavo i capelli, i piedi, le braccia, dietro le orecchie e anche la faccia. E poi ti metto buono buono a letto e tu sarai il mio angioletto. Il papà sospira. Un giorno fantastico, senza neanche un lavoro domestico, senza lavare né cucinare. Un sogno vero da ricordare. Giulia guarda il suo papà e dice: papi, se io fossi te e tu fossi me, ti chiederei di prendermi in braccio e restare come sei. Ho preso in braccio.